tutto questo tempo a chiedermi cos'è che non mi lascia in pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene. Così. Ciao, sono Marta Pagnini, ho 23 anni, vengo da Prato e dall'anno scorso sono il capitano della squadra nazionale di ginnastica ritmica. Faccio parte di questa squadra dal 2008, ma sono entrata titolare nel 2011. Io sono Andrea Stefanescu, ho 20 anni, faccio parte della squadra nazionale dal 2010, titolare dal 2001. Ciao a tutti, sono Valeria Schiavi, ho 18 anni e vengo da San Benedetto del Tronto. Faccio parte da questa squadra dall'ottobre del 2012 e sono entrata titolare nel luglio del 2013, prima dei mondiali di Kiev. Ciao a tutti, sono Camilla Bini, ho 19 anni, sono fanese, quindi marchigiana. Sono in questa squadra da ottobre 2010, ma solo dall'anno scorso sono entrata per parte delle titolari e ho iniziato così a girare per il mondo e a fare gare con questa squadra. Ciao a tutti, io sono Camilla Patriarca, ho 19 anni e sono in squadra nazionale dall'estate del 2011. Il primo anno sono stata riserva e quindi ho lavorato con le ex ginnaste che hanno partecipato poi alle Olimpiadi di Londra. L'anno scorso sono entrata come titolare nella squadra nazionale e quest'anno sono nell'esercizio con le 10 club. Sono Sofia Lodi, ho 16 anni, vengo da Brescia e faccio parte da questa squadra da ottobre. E faccio parte della Brizia di Brescia. Solo per far rumore. Il capitano di una squadra sicuramente è un punto di riferimento ed è una figura che incoraggia, che infonde forza, infonde, diciamo, appunto il coraggio di entrare in pedana e da dei piccoli promemoria prima di affrontare la competizione, cerca l'unione, cerca di caricare le compagne. Ecco, io spero, insomma, di essere tutto questo per le mie compagne. E con le compagne c'è un rapporto bellissimo. Siamo una squadra molto unita, ci capiamo solo dagli sguardi, ci aiutiamo sempre a vicenda, cerchiamo sempre che la situazione in palestra sia delle migliori e anche fuori, e siamo un bel gruppo. La ginnastica ritmica per me è una passione, prima di tutto, che è nata da quando ero piccolina. Crescendo è diventato più come un lavoro, proprio uno stile di vita, un quotidiano che ogni giorno, stando qui in palestra con le mie compagne, cresce e aumenta. Fare tutto come se vedessi solo il sole. Le emozioni quando sono in pedana. Allora, prima di entrare c'è un attimo di ansia, però comunque riesco a controllarla abbastanza bene e guardando negli occhi le mie compagne riesco a trovare la giusta tranquillità, la giusta serenità per entrare, divertirmi e fare bene. Stiamo lavorando tanto perché la squadra è comunque nuova, lavoriamo insieme da soltanto un anno, però abbiamo dimostrato di essere una squadra bella e forte che comunque con la concentrazione può arrivare lontano. Appena mi hanno chiamata è stata una bellissima soddisfazione, mi sono trovata subito benissimo e sono molto contenta di far parte di questa squadra. Il mio sogno con questa squadra, non so, non saprei qual è, nel senso che ce ne sono tanti, sicuramente penso a quest'anno adesso, nel senso il mio obiettivo, il nostro obiettivo è arrivare ai mondiali di Izmir preparate, arrivare impeccabili, arrivare meglio dell'anno scorso, quindi migliorarsi e competere al massimo come abbiamo fatto. La ginnastica si evolve sempre, quindi tante squadre stanno scalpitando per arrivare sul podio, è sempre più difficile per noi, ma il lavoro si vede.
Le emozioni che provo in pedana sono... è qualcosa di indescrivibile, bisogna provarle perché non si possono descrivere, è una cosa particolare, cioè sia la felicità che l'adrenalina che la voglia di fare, di mostrare tutto il lavoro fatto in palestra perché lavoriamo veramente tanto e c'è la voglia di riuscire a ottenere quel risultato che si spera, per il quale si è lavorati e quindi è veramente una bella emozione. La ginnastica ritmica penso sia un completarsi di mille sfaccettature, mille sfumature che rendono appunto la vita più colorata, più luminosa, che arricchiscono comunque ogni ginnasta, perlomeno a me mi arricchiscono giorno per giorno sia nelle cose belle sia nelle cose brutte. Il mio sogno con questa nuova squadra è di qualificarci per i Giochi Olimpici di Rio. Il mio sogno è sicuramente quello di arrivare alle Olimpiadi di Rio e quindi ce la metterò tutta per riuscire a coronare questo mio sogno. Il mio sogno è quello di partecipare agli Europei Mondiali di quest'anno e intanto penso a questo, poi vediamo. Il mio sogno è, cioè come penso la maggior parte di noi, arrivare a fare un'Olimpiade a Rio 2016, cioè credo sia il mio obiettivo, il mio sogno era fin da piccola, è come un concludersi di questa carriera al meglio con la gara più importante per ogni atleta. Il mio sogno con questa squadra sono le Olimpiadi di Rio nel 2016 e siamo già a metà del quadriennio, quindi manca poco e bisogna lavorare al meglio. Voglio fare i miei più grandi auguri di in bocca al lupo alle mie compagne e a me e a tutto il nostro staff meraviglioso per quest'anno, che sia veramente ricco di soddisfazione.